Buongiorno amici, buona Pasquetta, breve video di aggiornamento della situazione. Ho ancora un po' di raffreddore, però mi è tornata la voce. Allora, volevo dirvi come funziona quando c'è una settimana di buio, quando c'è pochissimo sole come in questi giorni, situazione disastrosa. Abbiamo fatto veramente una settimana di piogge, piogge, piogge qui al nord, un disastro, anche se so che al sud state molto meglio. E siamo ad aprile ormai. Com'è andato il mese di marzo? Allora, vi do qualche dato così, inutile che faccio un video super scientifico, tanto per farvi capire. A marzo abbiamo consumato dall'Enel 80 kWh, che comunque è poco, poco, poco. E a febbraio un po' di meno, sui 60, e a gennaio un centinaio. E quanto abbiamo prodotto? Più o meno sempre intorno ai 400 kWh. Quindi quello che serve a casa nostra è 500, vedete che più o meno i conti tornano. Cosa abbiamo fatto però questa settimana qua? Semplicemente quando, siccome di batteria ce ne vorrebbe molto di più, sarei contento di comprarne altre, ma vale la pena? Non lo so. Perché quando c'è stata questa settimana, dopo 2 giorni, il sistema funziona 2 giorni. Con le batterie completamente cariche, noi mettiamo tutto carico, macchina carica, tutto carico, 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 però alla fine quello è. E i pannelli secondo me sono sovrabbondanti, è vero, 6 kW di potenza sono sovrabbondanti. Le batterie sono leggermente sottodimensionate perché 13 kWh servono appunto per fare 2 giorni. Se volessi farne di più, quante ne dovrei mettere? Allora, giorno tipico di questa settimana, quindi no sole per 3 giorni, quindi siamo con due pallini come vedete in questo caso qua, quindi ormai le batterie, io li porto due pallini volendo che sono 48 volt e a 16 celle questa batteria. Potrei portarla a 47, ma cambierebbe poco, sarebbe un 5% in più, 10% in più perché andando giù con i volt, io la aggiorno ancora con i volt finché l'app Smart Battery non mi permetterà di monitorare anche il SOC, quindi la vera percentuale, ma vi dico che va benissimo anche la tensione, quindi con due pallini, quindi con il residuo di un 20% della batteria. Allora, il giorno tipico, mettiamo che fosse mercoledì scorso, domenica, lunedì, martedì, sole zero. Quanto abbiamo prelevato dall'Enel? Allora, mediamente ho visto che noi preleviamo quando non c'è sole 5 kWh, che è quello che serve a casa nostra per i consumi proprio di base. Il solare un po' produce, anche se c'è veramente poco sole, non c'è assolutamente niente, arriva a produrre da quando proprio buio 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 1 kWh. Però è rara questa condizione. Quando c'è comunque pioggia, ogni tanto diciamo che si schiarisce il sole, specie in questa stagione, ormai siamo in primavera. E arriviamo a 2-3 kWh, però 1 kWh se lo becca lui per funzionare, quindi già quello è andato. Ce ne avanzano 2, vuol dire che a casa nostra consuma di base 6 kWh. Qual è il segreto? Questo è il punto di questo video. Il segreto è accumulare tutto il più possibile, tutto il possibile quando sappiamo che ci sarà, come in questo caso, una settimana di buio, e poi cercare di consumare il minimo possibile. Qual è il minimo possibile di casa nostra? Tipica casa di 4 persone, di abitanti di 4 persone, è di 6, 5, 6 kWh, 6, 7. Quindi, se la domanda è con batterie più potenti risolverei questo problema, sarei off-grid, dovrei avere una batteria, come dicevo anche nei vecchi video, di almeno 30-40 kWh, che non vale la pena, perché la bolletta, quello che succederà nella bolletta sarà quello di avere una ventina di euro in più. Perché la bolletta minima mia è intorno ai 45 euro. Ho visto bollette anche da 60-65 con pochissimi kilowattora. Dipende questo dal contratto e dai costi fissi che sono altissimi. E questo è un altro dei temi che andrebbero sviluppati. Perché il costo al kilowattora è diminuito negli ultimi 2-3 anni, ma per non farci disabituare, ha aumentato tantissimo i costi fissi. Come fanno questo giochino? Lo fanno perché non c'è più mercato tutelato, o meglio, ci sarebbe una specie di mercato tutelato che va a scemare, però non voglio ritornare, diventerebbe un casino, tanto poi diventa sempre mercato libero, e mercato libero è pieno di clausole. Quindi voi quando fate il contratto guardate bene i costi fissi. Cosa fanno tutti? Sì, è un cartello, lo sappiamo benissimo. Fanno sì che i costi fissi, quindi loro ti mettono un costo per la gestione del contatore altissimo, spalmano poi tutto quanto sulle spese anche al kilowattora, al trasporto, eccetera. Alla fine noi stiamo pagando il kilowattora molto più della pre-crisi che poi ci ha portato in tanti di noi, me per primo, a fare l'impianto fotovoltaico. Quindi alla fine il costo è molto alto. Quant'è il costo medio al kilowattora? Chi è fortunato 30-35. Io pensavo
ingenuamente, ok, ogni mese, non so, ogni 3 mesi faccio un contratto nuovo, tac, poi c'è il PUN, il prezzo unico nazionale, diciamo, che è quello che viene fatto alla borsa di Amsterdam, vabbè, ovviamente anche lì per giocarci. Cosa succede? Succede che loro spalmano tutto, alla fine il prezzo kilowattora, quello che trovate, compreso i tasse e tutte le altre cose, è altissimo, è 35 centesimi. Altissimo perché nel pre-crisi era 20 centesimi. Praticamente ci hanno abituato a un prezzo alto, è il famoso sistema della rana bollita, dove la rana all'interno dell'acqua calda e la fa scaldare in maniera molto lenta, non si accorge, alla fine è talmente stremata perché è lì che sta sravanando, eccetera, e dice, vabbè, allora sai che c'è, mi adeguo. Come si fa a migliorare la situazione? Col fotovoltaico, quantomeno per l'elettrico. Per quanto riguarda invece il gas, ho visto lì, anche lì, il pre-crisi era 60 centesimi, adesso meno male, anche facendo un contratto, il miglior contratto che potete fare, eccetera, è €1, €1,02, quindi è chiaro che ce lo stanno mettendo in quel posto. È il sistema della rana bollita. Questo però ci fa capire come un sistema del genere, che alla fine, come dico spesso, come dico sempre, l'abbiamo pagato €9.000, costa €9.000, vale assolutamente la pena. Farebbe la pena di mettere qualche batteria in più, ma guadagneremo veramente poco, diciamo per quei 20-30 euro, perché poi alla fine sono tutte spese fisse. Avremmo un grande vantaggio se grande, un minimo di vantaggio se riuscissimo veramente ad essere completamente indipendenti, ma non è possibile, vedete, una settimana di buio è possibile. Fosse qualche giorno, cioè 3 giorni di buio, un giorno di, non dico sole, ma per poter ricaricare un minimo le batterie, questo impianto è potentissimo, bastano veramente 3 ore. 3 ore di sole si ricarica tutto, quasi anche. Le batterie sì, quasi anche la macchina elettrica, dipende da come è messa. Qual è il segreto? Il segreto, dicevo, è consumare il minimo possibile quando non c'è sole. Adattarsi, cercare di ricaricare il più possibile. La macchina, dopo tutto, la Spring, ha un'autonomia di 200 km, quindi per una settimana ci accontenteremo di quei 200 km. E comunque, anche se dovessimo ricaricare, ecco, in quei 80-100 kWh di gennaio abbiamo ricaricato abbastanza la macchina, circa un 40 kWh erano nella macchina perché avevano delle urgenze. A marzo abbiamo consumato 80 kWh e circa una ventina l'abbiamo messa nella macchina. Quindi diciamo che se non, perché avevamo delle esigenze, adesso tra l'altro un po' abbiamo svegliato perché la macchina adesso è super carica, è ancora al 60-70%, quando forse oggi, vedete, 1000 watt che sono, sciagliamo, 1000 watt sciagliamo, 1,75 kWh, magari oggi diciamo che Pasquetta è brutto il tempo, ma riusciremo a fare qualcosa di più. Quindi qual è, ripeto ancora, il segreto di riuscire a essere più autonomi possibile è quello di avere una batteria decente e cercare di diminuire il più possibile i consumi quando non c'è il sole. Accontentiamoci, facciamo la lavastoviglie una volta ogni 2 giorni, cerchiamo di lavatrice di farla accumulare magari panni, in quel caso lì si può fare perché abbiamo margine, la lavastoviglie un po' meno perché quando è piena, invece la lavatrice possiamo accumulare i panni e poi farli tutti insieme. Adattarsi, l'adattamento è la cosa migliore. Alla fine si risparmia perché mediamente la mia bolletta è di 50 euro ogni 2 mesi, quindi 6x5 è 300 euro. Quindi una batteria costa, dovrei prendere una batteria anche fosse quelle, adesso i prezzi sono diminuiti parecchio, con 1500 euro, quindi sono 300 euro, in 5 anni magari riuscirei a recuperarla? No, neanche, quindi va bene così. Devo dire che anche se Lisa mi aveva detto quasi quasi prendi un'altra batteria, devo dire no. Se trovo un'occasione, e ultimamente ne vedo molte, magari sì. Cioè, se dovessi spendere 1500 euro per una batteria da 10 kWh e arriverà, penso che ci saranno sicuramente cose più economiche, magari ci penso, però per ora va bene così. Quindi, tra l'altro l'anno scorso con un impianto da 4 kW, adesso siamo a 6, i pannelli, ero già off grid a fine febbraio. Dipende dal tempo atmosferico, cioè se fa anche brutto. Ah, ecco un'altra cosa, quanti giorni di brutto ci sono all'anno qui nel nord Italia, cioè nel nord Italia ai piedi delle Alpi, perché se voi state verso Milano, causa anche l'inquinamento, secondo me ci sono molti più giorni di velato brutto, magari non sole, non pioggia, ma neanche non sole. Ho calcolato mediamente ci sono ogni mese, un mese per l'altro, tranne ottobre di quest'anno che è stato assolutamente soleggiato, ci sono stati 3 giorni di produzione bassa. Produzione bassa vuol dire 3 kW al giorno. Quando ne produco tanto sono 30. Cioè, il record di quest'anno è 30. E devo dire che non sono mai arrivato al massimo
per vari motivi, perché comunque magari le batterie erano già completamente cariche, la macchina era carica, e se un off-grid funziona così. E quindi quanti sono i giorni di brutto? Mediamente sono circa 6, 7, 10, 10 nei mesi peggiori, giorni al mese di tempo nel quale non si produce quasi niente. Cioè sono questi 3 kWh che non bastano per il consumo della casa. Quindi 10, diciamo, i 2/3 sono comunque giorni di produzione. Vale la pena? Sì. L'off-grid vale la pena. E poi per quelli che ho visto vari video nel quale si ritorna dentro col discorso legale o non legale, sottolineo solo una cosa. Non c'è dietro lo Stato, non è lo Stato che ti, cioè non è una cosa che i carabinieri vengono a prenderti, ma è semplicemente e-distribuzione che potrebbe fare storia. C'è una piccola clausola nella CEI 021 che è stata recepita dal distributore, nel mio caso e-distribuzione, nel quale dice non è consentito di utilizzare un sistema sostanzialmente, però non è molto chiaro, un sistema però deve essere così, che quando tu devi prelevare, quando tu sei off grid e può andare bene. Quando invece devi prelevare la rete non puoi usare un inverter ma dovresti andare direttamente col contatore. Questo dice la CEI 021. Quindi questi impianti sono illegali e poi si dice anche che se modifichi l'impianto elettrico, perché comunque questa è una modifica dell'impianto elettrico, ci potrebbero essere dei problemi in caso di assicurazione. È tutto vero, però come dicevamo fa parte un po' del buon senso. È illegale questo impianto? Ni, no, ni. E comunque no, nel senso che eventualmente chi vi può fare problemi è l'assicurazione, ma deve dimostrare il dolo. Quindi questo è, ripeto, sono tutte le cose che dicevamo nei video precedenti. Se lo fate, fatelo, non fatevi problemi, ovviamente dovete essere in grado di farlo e non fare casino. Se è fatto bene non avrà mai problemi, questo è un impianto che alla fine ha 3 anni, diciamo, di diversa evoluzione, in questo setup ne ha un anno e mezzo questo sistema, e effettivamente con tutte le sicurezze non è mai intervenuto niente, non sono mai intervenuti niente, di niente, solo quella volta l'inverter è partito perché aveva un problema suo. Ho pulito i filtri, qui ci sono 2 filtri, effettivamente i filtri erano sporchi, le ventole vanno sempre, però adesso credo che a questo punto l'inverter sia anche fuori garanzia. Quindi nel caso saltasse, ecco lì sì, andrò a investire un inverter da 11 kW, così almeno ho più margini. Altra cosa che chiedevate spesso e su cui ho fatto delle pulci, va sempre al limite, cioè quante volte arrivo al limite? Allora, è successo in un paio di occasioni che l'impianto fotovoltaico andasse a 6 kW, 6 kW e 1, 6, no 6 kW, quindi qui vedevamo 6 kW e in uscita 5-6. Cosa fa lui? Si limita alla sua massima potenza. Cioè potete avere effettivamente come nel vecchio Zucchetti, vi ricordate avevo un impianto molto sovrabbondante, lo Zucchetti si fermava a 1 kW e 1, ci pensa lui. Qual è il problema? Di non tirarlo troppo a stecca, ma io lo tiro a stecca praticamente mai. Perché? Perché quando al mattino, semplicemente quando è il mattino, lui va alla batteria al, mettiamo 50%, 40%, ci mette 2 ore, essendo molto potente, 2 ore a ricaricarsi completamente. Io ho messo il limite di carica delle batterie a 80 A, quindi sono 25 A per batteria, è una cavolata, perché ogni batteria, anche quella più piccola, sono 37 A che potrebbe reggere la batteria più piccola, quindi sono molto sotto, quindi è tratto molto bene. Quindi secondo me di capacità avrà diminuito pochissimo. E quindi cosa succede? Che lui riesce a ricaricare, a mezzogiorno abbia le batterie cariche, quindi l'inverter a quel punto lì praticamente si spegne. Se, perché? Perché non ha più niente da caricare. A quel punto lì noi attacchiamo la lattrice alla stoviglie, che poi alla fine sono a 3 kW, quindi lui è ancora alla metà. Se attacchiamo la macchina, non l'attacchiamo quasi mai oltre i 10 A, 12 A, a volte siamo andati a 16, ma i cavi ho visto un po' si scaldano, lo stesso cavo del carichino un po' si scalda, quindi non andiamo mai oltre i 12. Totale, questo inverter qua, anche nelle condizioni peggiori, non arriva mai oltre ai 4 kW, 5 kW. Buttiamo via un po' di corrente? Sì, poca, poca, però lo preserviamo. Ma perché non avremo bisogno? Cioè quando c'è il sole produce veramente una cosa esuberante. Se siamo nell'emergenza che dobbiamo fare un viaggio, quindi abbiamo sbagliato qualcosa, un viaggio urgente, mettiamo a 16 A la macchina e magari colleghiamo
lavatrice, ecco, in quel caso lì magari può arrivare anche oltre i 5 kW. È più saltato l'inverter, saltato vuol dire gli ho chiesto troppo, è successo un paio di volte, l'Elisa poi ha messo tutto a posto perché la macchina elettrica era ancora 12 A, avevo attaccato la stufetta e quella frega sempre. E a quel punto lì, siccome la stufetta sono, cioè con 12 A, 14 A, siamo già a 2,5 kW, la stufetta è un altro 2 kW, eccetera, è saltato, ma nessun problema, poi ho fatto il reset. Sul discorso stufetta è assolutamente inutile, ho visto che riesce a scaldare un po' la camera da letto dove dormiamo noi, qualcosina, un paio di gradi, ma alla fine è inutile. Quello che è molto utile invece è il termoarredo. Oh, adesso si sta un po' alzando, 1400 watt. Calcolate che questo veramente quando appena esce il sole va a manetta, è bellissimo. Ok, buon, vi volevo fare questo recap così dal vivo, senza tagli. Sentite, sta partendo. È rumoroso e infatti si sente addirittura a volte da sopra, però va bene così. 2 anni così e lui ancora non ha perso il colpo. Va bene, quindi avete capito, il segreto è, piuttosto che avere tantissime batterie, diminuire i consumi quando non serve. Ecco, stiamo partendo. Sta uscendo un po' di sole. Che soddisfazione! 2,7! 2,6! 2,6! Calcolate che potrei fare molto di più. 57 A. Ricarica le batterie, 51, può arrivare a 80. Abbiamo detto, messo un limite. Ecco, adesso cominciamo a urlare. Però, vabbè, per oggi sciogliamo così. Oggi è tutto regalato. Domani ci dovrebbe essere il sole, quindi caricheremo tutto. Combinazione macchina elettrica, non ve lo sto neanche a dire, la macchina elettrica è spettacolare con questo impianto qua. E ho fatto quel video là, ma posso, insomma, ognuno la veda come vuole. La macchina elettrica insieme al fotovoltaico è un dono di Dio, è un dono di Dio. E continuo a ripetere che vi state facendo, ma va benissimo, un cortocircuito mentale con le vostre cose, perché è dimostrabile che circa il 30% delle persone, 30-40% delle persone, può fare quello in Italia, può fare quello che ho fatto io, perché comunque hanno un tetto e hanno la possibilità di mettere fotovoltaico con la macchina elettrica. Non lo volete fare? Benissimo, benissimo. Tutti i vantaggi saranno nostri. E basta, siamo così, in Italia siamo fatti così. Ok, questo è quanto vi dovevo. Siamo andati 3 pallini, 3, 3, 3. Come vedete non sono sempre allineati. Questo qui è 3 sotto, questo qui è 2 sopra. C'è un minimo di discrepanza, ma va bene così, vai, 2,7. Ok, oggi siamo off grid da stamattina praticamente, quindi lui continua ad andare in Enel e prelevare dall'Enel, eccetera. Ha un po' di autoconsumo elevato, però vabbè. Ok, buona Pasquetta, al prossimo video. Ciao a tutti, fate tutti i commenti che volete e a prestissimo.